Buongiorno a tutti. Ci siamo? Aspetto qualche secondo che vi colleghiate. Ok, e benvenuti alla Flores in pillole numero 39. Di cosa parleremo oggi? Delle uova e di come leggere le etichette. Allora, un pasticcio. Cosa sta controllando? Ho fatto un pasticcio, oggi ho fatto un esperimento. Ops. Partiamo sempre dalle nostre verdure crude. Allora, mentre voi vi collegate. Io inizio a mangiare le mie verdurine. Mettiamo così. Devo anche correre oggi, perché? Allora, per quanto riguarda la walk la camminata di ieri, il clima non ci aiuta e quindi abbiamo annullato per causa maltempo. Ma avrei voluto darvi già una soluzione successiva, ma non ci riesco perché controllando il meteo da qualche giorno mi dà parecchi giorni di clima incerto, come lo è anche oggi. Quindi praticamente come ne ho la possibilità, subito vi comunicherò la prossima data. Ma non solo, vi dirò anche che a giugno ci saranno delle altre news. Stop. Mi fermo qui. Questo spoiler si ferma qui. Dicevo. Oggi devo anche, dopo questo pranzo andrò spedita, perché voi non lo sapete, ma la mia camminata crea dipendenza. Così tanto che la Lotina, che forse adesso ci sta guardando, chi ha la visita tra un poco, subito dopo la mia pausa pranzo. No, ma mi sa che non si può fare. Sto guardando il meteo. Mi ha già detto che nel caso in cui il clima ci accompagna, noi andremo a fare una camminata insieme. Non è la prima volta che succede con le amiche. Facciamo così: iniziamo la visita, facciamo la camminata insieme. Iniziamo a parlare, a discutere di alimentazione nel momento in cui rientriamo in studio, ci occuperemo della parte fisica, cioè del peso dell'alimentazione. Del peso, voglio dire, e delle misure. Ma guardando dalla finestra vedo che è più vicino. Quindi mi sa che oggi non lo riusciamo a fare. Allora, comunque, di cosa vi parlo oggi? Ve l'ho già detto. Allora, quando vi ho detto che sto com che ho fatto un pasticcio, cosa sto mangiando oggi? Allora, le insalate crude sono quelle che ho raccolto per chi ha visto le mie storie. Io l'altro giorno ho fatto la scorta delle verdure di stagione. Ho raccolto della rucola, dell'insalata a foglia, del sedano, e inoltre delle costine colorate, mille colorate, gialle, viola, che non abbiamo ancora, non ho fatto in tempo oggi a fare una ricetta con loro, perché questa mattina le ho cotte,
Quindi quando ritorno a casa saranno già fredde, perché oggi mi sono portata avanti con i pasti successivi. Mentre cucinavo quello che era il mio pranzo di oggi, ho fatto il resto. Perché cucinavo il mio pranzo? Perché in verità oggi avevo ipotizzato di mangiare dei cereali e quindi ieri ho fatto una porzione in più anche per oggi. L'ha mangiata qualcun altro? Non l'ho mangiata io. E quindi questa mattina al volo ho organizzato il mio pranzo. Ho cotto le cime, che ho cotto le vite colorate, che è anche stagione, quindi se le vedere, se chi, a chi piacciono i colori, chi le chieda subito in questa stagione le ritroverà. Ho cotto il mio pranzo, ero molto veloce perché stavo facendo tutto, quindi ho preso delle uova che ho fatto al padellino e insieme in pentola antiaderente, e insieme avevo il contorno perché sempre nell'organizzazione avevo già preparato il contorno, che erano delle fave. Avevamo parlato l'ultima volta delle fave fresche e quindi oggi lo usate come contorno insieme alle altre cose. Ok. La versione dell'uovo in verità è tipo quasi un French toast. Ho fatto un pasto unico perché ci ho messo il pane insieme, quasi un French toast ho creato. Allora, quindi praticamente è un po' più difficile da mangiare, ma ce la faremo. Allora, uova. Come facciamo a riconoscerle? Come possiamo scegliere le uova? Allora, se noi andiamo, di solitamente utilizziamo le uova dal supermercato, sappiamo già che le uova hanno un codice impresso all'interno sulla confezione, ma ciascuna di uova deve essere marchiata. Questo codice rappresenta tre elementi. Il primo elemento è un numero che corrisponde a 0, 1, 2 e 3. Dipende dal tipo di allevamento dal quale provengono le uova. Dopo, il secondo codice rappresenta il paese di origine. Ciao Concetta, oggi è nella modalità no il mio cellulare e non riesco a vedere i commenti, però l'ho visto dall'altro lato. Grazie, mettiamo così. Buon dopo pranzo anche a te. E l'ultimo codice che abbiamo successivamente, dopo quello che è rappresenta i primi, che il metodo di allevamento, il secondo il paese, il terzo il codice che rappresenta l'azienda produttrice, l'azienda che quindi prepara tutto. Cosa ci serve da noi quindi sul quale focalizzarci? Oggi faremo attenzione a cosa rappresenta quel primo numerino. Sì, esattamente quello che vi ho detto, che rappresenta il tipo di allevamento. Quindi il numero parte, mettiamo così, partiamo in ordine inverso. Parte dallo 2, dal 2, anzi dal 3, non lo prendo in considerazione perché è il 3. Ora vi spiegherò cosa rappresenta. Allora, il 3. Facciamo l'ordine inverso. Rappresenta il fatto che quelle uova derivano da un allevamento in gabbia, ma in batteria. Significa che non solo sono in gabbia, ma hanno praticamente uno spazio minuscolo
E l'unica cosa che fanno questi animali è, mettiamolo così, mangiare tutto il giorno. Anzi, molto spesso fanno in modo che siano sempre sottoposti a luce artificiale, così perdono la cognizione di quella che è la giornata e crescano più velocemente. È un po' quell'effetto che noi abbiamo quando entriamo in un centro commerciale. Alcune luci sono fatte proprio perché noi perdiamo la cognizione del tempo e così facendo, anche loro succede così, perdono la cognizione del tempo e aumentano il quantitativo di cibo che viene introdotto. Così facendo la crescita è molto veloce. E quindi queste sono delle uova che assolutamente sconsiglio, quindi codice numero 3. Dopodiché andiamo allo step successivo. Quando faccio così perché, creando quasi l'effetto French toast, il pane ovviamente è da tagliare, è morbido, ma ci sono dei momenti in cui è più ostile vicino alla crosta. Allora, abbiamo detto dopodiché, quindi allevamento in batteria, codice numero 3. Dopo, numero 2. Sono delle uova da allevamento al terra, però comunque vada, sono delle uova che hanno, sono delle uova che derivano da galline che sono sempre presenti, non sono, mettiamole in quelle piccole gabbie e batterie, sono tutte all'interno dello stesso allevamento, ma sono grossi capannoni dove sono a terra, ma anche se sono a terra, hanno comunque pochi spazi tra di loro. Sono comunque, non sono un allevamento a terra dove dice c'è a disposizione metri quadrati per poter razzolare. Sono dei piccoli spazi, l'unica differenza è che non sono in altezza posizionati, ma sono, mettiamo così, distribuiti sul terreno. Quindi sono comunque delle uova prodotte da galline, mettiamo così, stressate, sottoposte a dei ritmi un po' più frenetici. Perché, come dicevo prima, la tecnica è quella. Se io dovessi decidere di ridurre le ore di sonno, l'unica soluzione è avere degli input tipo quelli che sono le luci blu e altro, e così facendo il mio corpo subisce degli input che gli dicono sempre stai in attivo, stai in attivo, stai attivo. Lo stesso succede per questi animali. Quindi la qualità nutrizionale sicuramente cambia, ma deriva anche da quello che da quello che viene dato. Di sicuro, mettiamola così, non introducono dell'erba, ma sono dei mangimi l'unica fonte di nutrimento. In base al nutrimento, ovviamente, a quello che è la vita che fa l'animale, cambiano leggermente i valori di quello che ci trasferisce. Un uovo che da una gallina che ha visto il sole e un uovo da una gallina che ha visto che ha mangiato dell'erba ha delle qualità nutrizionali completamente differenti. Il problema del perché faccio così non è perché
Il mio contenitore del lunchbox è stretto, per questo è difficile di riuscire a gestire questo pasto, però ce la faremo. Cioè, ma come mai la dottoressa ha deciso di farlo con questo pane e non con un pane morbido? Innanzitutto questo è il pane fresco che avevo acquistato ieri. È un pane di farine tipo 2, di grani antichi, che a me piace tantissimo questo tipo di pane. E dopo, mettiamo così, mancherebbe se non l'aspetto masticatorio. Nel frattempo, torniamo alle nostre uova. Eravamo al numero, abbiamo detto, uova a terra, batteria, a terra, e dopo iniziamo con i numeri che già iniziano a piacermi, perché dopo passiamo all'aperto. Significa che queste galline sono delle galline che comunque sono all'interno dei capannoni, ma passano delle ore all'aperto, passano delle ore lì a razzolare, ma solo delle ore, non tutto il tempo. Quindi ci sono dei momenti in cui si nutrono anch'essi principalmente di mangimi, ma ci sono dei momenti in cui vanno ovviamente a mangiare anche delle altre fonti, quindi anche delle erbe. Cosa ne penso io di queste uova? Allora, sicuramente dovessi scegliere tra il 3 e il 2, questa è una qualità intermedia, non è il massimo, perché comunque sono degli alimenti, degli animali sfruttati, ma avessi a disposizione solo questo tipo, lo prenderei magari in considerazione. Anche se quello che è l'unico, l'unica tecnica che io consiglio, e l'unico tipo di, l'unico numero che io consiglio veramente è lo zero. Cosa significa zero? Che dovrebbero essere delle galline che non hanno solo dell'ora d'aria, ma tutto il tempo sono lì a razzolare, sono lì a nutrirsi naturalmente. Quindi sono delle produzioni, delle uova che vengono da aziende che hanno una filosofia legata a quello che è il mondo del biologico. Quindi significa che sono alimentati naturalmente, che non sono sotto, hanno, mettiamo così, l'alimentazione naturale che è sempre stata, e non che sono sfruttati o che hanno delle produzioni, il suo unico obiettivo non è la quantità di uova prodotte, perché in fondo è quella la differenza, ma la qualità del prodotto. Anche se voi, lo so che state pensando, io le uova le prendo dal contadino, ma quelle del contadino non è detto che siano sempre libere, le galline, perché ci sono delle produzioni, dei produttori che tengono in gabbia comunque le galline, magari sono delle gabbie un po' più grandi, ma comunque vada, sono comunque in gabbia.
Quindi dobbiamo fare attenzione, perché molto spesso quelle del contadino sono tipo 1, non sono tipo 0. Per questo quando vi ho parlato del tipo 1, vi ho detto sono dei tipi di uova che in parte prenderei in considerazione. Lo so che tu davi per scontato che quelle del contadino rientrassero nel tipo 0, ma non è detto, quasi sempre non è così, vero? Vi è venuto il dubbio? È la prima cosa che viene in mente. C'è tanto io riprendo il contadino. Da tanti punti di vista questa risposta, da tante persone. La vera differenza lo fa il produttore, il tipo di azienda e la filosofia. Quello è l'unico criterio a cui fare attenzione e sul quale affidarsi. Ciao Graziano, buongiorno e benvenuto anche a te. Nel frattempo, visto che si sono collegate le altre persone, mi sono perso le notifiche perché ero alle prese col mio uovo in versione quasi French toast. Come vedete, anche se ho poco tempo, di tanto in tanto spesso faccio delle esperimenti. Non mi piace avere sempre la stessa cosa. Sarebbe stato più comodo. Ecco, una cosa importante, lo so che la prima cosa che ti viene in mente con le uova sarebbe stato più comodo che io prendessi delle uova, le facessi sode e le mettessi nell'insalata, ma il volume è completamente differente. Calcoliamo i tempi. Quanto tempo ci avrei messo a mangiare le uova sode? Pochissimo. Quindi il mio senso di sazietà dura di più perché magari l'uovo sodo è più, ha dei tempi di digestione più lunghi. Però Elisa, ho parlato poco fa di te. Sei collegata nel frattempo, Elisa, che mi ha detto, dottoressa, sono qui. Ho raccontato di cosa, Elisa? Del fatto che tu, che te avevamo un accordo, ma ho guardato il meteo e le condizioni non ci aiutano. Abbiamo detto che la nostra camminata crea dipendenza. Elisa mi ha proposto, anzi, avevamo deciso, Elisa, di fare una camminata in pausa pranzo, vero? Ma direi che in questi giorni il clima non ci aiuta. Vero. Guardo di là perché altro telefono dal quale controllo mi dà le notifiche, i commenti. Questo qui ho già deciso che di tanto in tanto va a random, ma non è questione del telefono, è che delle volte Facebook è così. Allora, quindi oggi abbiamo parlato delle uova, ma ho anche mangiato le uova, ho provato una nuova versione di uova, una nuova versione, ho fatto un esperimento. Cosa principale, nonostante dicevo fosse stato, per me sarebbe stato più comodo far solo delle uova bollite, in pochi secondi ho creato questo piatto perché, come dicevamo prima, è
Lo so che la prima soluzione comoda quando pensate alle uova è quella delle uova sode, ma non è ottimale. Non possiamo continuare per 3 mesi a mangiare solo uova sode. Pertanto, come già insegna anche Erika, che ormai è la specialista delle uova, io quando ho conosciuto Erika, la prima cosa che mi ha detto è: io non ho. Le uova le mangio perché so che le devo mangiare, ma non è il mio piatto preferito. Quindi praticamente tutte le volte che mangio le uova proprio perché, ciao Silvia, non sono un piatto particolarmente preferito, cosa faccio? Le rilavoro. Sotto una versione nuova e quindi la rendo appetibile. Prendiamo spunto da questo. Lo dico perché quando penso, la prima cosa che fa uno quando pensa alla versione dieta è esattamente pensare o al petto di pollo o alle uova bollite. Non è questa la visione che io ho del mio piano alimentare. Quindi, come avete visto, questo pranzo l'ho organizzato questa mattina, quindi il tempo era sicuramente poco, eppure non c'ho delle uova sode. Ma creato un'alternativa. Magari non era tanto esteticamente di impatto, ma dal punto di vista del nutrimento c'era. È una questione di organizzazione, come anche allo stesso tempo per quanto riguarda la cottura che avevo le fave in parte come contorno. Avevo già cotto le fave messo da parte e questa mattina ho cotto le biete in modo che ho i pasti successivi. Mi organizzo sempre prima perché il tempo la sera è poco, in modo da avere già la cena pronta o i pasti pronti, perché sennò rischio di dimenticarmi qualcosa o di dire vabbè, tanto adesso sono stanca, quasi quasi questo non lo mangio, non ho tempo, sono stanca, magari l'insalata non la mangio, no, perché io la conservo già lavata, ma semplicemente non la taglio, in modo che quando ci penso lo faccio per più giorni. Sono delle piccole tecniche, ma che ci aiutano ad ottimizzare i tempi. Allora, io ci sono, vi saluto. Elisa, ti aspetto. Parlo con Elisa perché mi ha detto che è sotto. Vieni su, che è il momento del nostro controllo. Io vi do appuntamento per quanto riguarda il prossimo martedì, alla prossima Flores in pillole. Controllate, arrivo, controllate sempre la vostra mail perché come il primo spiraglio di luce che vedo su quello che sono le previsioni meteo sarà la data per la prossima camminata, ovviamente tenendo conto della mia agenda e di quelle che sono un po' le esigenze di tutti. Quindi ciao a tutti, buon weekend e vi aspetto carichi martedì. Ciao e buona giornata!